Ciao a tutti, amici di AMF Channel. Oggi siamo qui per fare un rapido riassunto della turbolenta puntata 30 del Grande Fratello. Ricordatevi di restare fino alla fine, perché questo è un racconto che non puoi perderti. Nella 30esima puntata, Alfonso dispensa giudizi con le sue pagelle. La ramanzina è indirizzata a tutti, ma chi saranno i destinatari delle sue parole? Le aspettative del pubblico non sono state soddisfatte dopo gli atteggiamenti irrispettosi mostrati dagli inquilini. Alfonso prometteva provvedimenti, ma la tempesta si scioglie come neve al sole. Beatrice e Luzzi torna nonostante il lutto, con una lettera commovente che fa riflettere sulla forza interiore. La gelosia insensata di Massimiliano e Paolo prende il palcoscenico, con un'accusa insensata a Vittorio. Marchione inconsapevole o solo un malinteso? Vittorio si difende, sottolineando il paradosso della situazione, e riceve un voto di 7 da Alfonso. La storia tra Massimiliano e Monia non migliora l'immagine di Varese. Una relazione riciclata che lascia gli spettatori annoiati e riceve un voto di 4. Nel frattempo, Monia mostra la sua forza nel superare le difficoltà passate con il suo ex marito e riceve un voto di 9. Infine, la tassa Mirko Perla persiste senza sviluppi significativi e riceve un voto di 4. La lettera di compleanno di Mirko aggiunge un tocco inaspettato a questa storia senza fine. E qui concludiamo il nostro breve riassunto della puntata 30 del Grande Fratello 2023. Rimani con noi per ulteriori aggiornamenti. Vi invitiamo a condividere i vostri pensieri nei commenti. Lascia un like, iscriviti al canale e attiva la campanella per non perdere i prossimi video. Grazie.